Ogni anno voi organizzate uno stage con uno dei maestri più importanti a livello internazionale, forse il maestro più importante di karate, Kyudokan, Oscar Iga. Che cosa imparate durante questo stage? Abbiamo conosciuto il maestro Oscar Iga circa 8 anni fa, sempre seguendo una ricerca che facevamo io e mio padre per arrivare alle origini del karate. Abbiamo trovato lui, tra virgolette, per caso, dopo una lunga ricerca, e abbiamo scelto per due motivi di seguire questo maestro. Il primo è perché è di origine okinawense. Tutto il karate che arriva da noi solitamente è filtrato da maestri, allievi di maestri, figli di maestri, quindi è un po' come il telefono senza fili. Parte da Okinawa e arriva da noi completamente stravolto. Questo maestro ha origine okinawense, famiglia okinawense, è sui libri di storia di Okinawa, la sua famiglia, e quindi è un karate, tra virgolette, puro. Dopo averlo incontrato abbiamo deciso di seguirlo non solo per il suo aspetto tecnico ma per il suo aspetto umano. Lui ha anche delle origini argentine e quindi unisce alla tecnica e al rigore giapponese quello che può essere un'umanità tipico dei sudamericani, quindi è una persona molto gradevole. Cosa ci insegna? Di volta in volta ci fa progredire dal punto di vista tecnico, tiene dei seminari riservati solamente a noi istruttori e poi propone ai ragazzi, ai nostri allievi, quello che è necessario affinché loro progrediscano nei vari step del karate. Poi ci insegna anche parabole, aneddoti, storie di Okinawa, vicissitudini che ha avuto la sua famiglia, la storia dell'isola, un insegnamento a 360 gradi su quello che è la storia del karate. Non è, secondo me, importante non solamente avere un approccio tecnico, anche se il 99% deve essere pratica. La teoria è importante, ma nella pratica del karate è più importante la pratica. Però è giusto conoscere tutto quello che sta attorno, anche perché, come ho detto prima, il karate si è evoluto all'interno di quest'isola e sarebbe impossibile scindere la storia del karate dalla storia dell'isola di Okinawa.